guarda, avete visto che sono un attore, questo non devo dire, ma sto grattando le balle. Quanti poi mi conoscono sinceramente, anzi una mano, perché mi conoscono gli altri fuori, eh? Io sono giustamente per prendere, diceva Gianco, che lui è di Napoli, giusto, io sono invece francese da parte di madre, milanese da parte di un caro amico di papà. Che ringrazio, adesso io non vuoi fare i discorsi che la gente dice, ma è meglio che non li fai. Era chiave lampante che in una manifestazione come questa non poteva non esserci un mago. C'era quello che Van Copperfield, un artista che sta sulle sue e che da un po' di tempo sta anche sulle mie. Però mi sei impegnato. Cercando le carte. E allora, niente, il Copperfield non c'era, ci sono io. Se, cosa faccio, davanti o non c'è? La gente che fa, mi devo fare. Quanti degli anni 50 sono presenti in sala con noi oggi? Sono io e te. No, veramente, io devo dirlo sinceramente, io ho due passioni da piccolo, una quella per i giochi di prestigio, che io ho la magia nel sangue, ma ho una pessima circolazione. Da piccolo. E poi Annacci, che veramente è stato il primo disco che mi ha regalato mio padre, quella Milano di Annacci, un 33 molto bello. Infatti Ricchi ha visto che le canzoni le conosco, sì. Adesso non dovete intristire questo, le sapevo tutte le parole. Ok, bene, adesso a questo punto sceglierò due volontari, se qualcuno vuole venire proprio di proprio sulla volontà, vi aspetto con gioia. Bene, vorrei fare i complimenti agli imbalsamatori, che ne dica, la gente con queste domande così, no, ma su di là che... Vabbè, lo spettacolo non è mai dove lo fai, cioè, no, un attimo, sono battute queste, siamo di spettacolo, è Nico che l'ha mandata, no? Perché così scaricavo lui, e se no io sceglierò adesso, quando scelgo le persone, di solito lo faccio in una maniera molto semplice, indico con l'indice proprio, punto un dito sulla faccia, quello lì ti guarda con la faccia, quell'espressione che dico, se viene da quella parte qua, è fuori che uscire. Ma quando guardi la gente da qua è diverso, come un film, no? Vedi uno dice, vuoi venire da lì? Ti risponde come un film di Nero. Stai parlando con me. Sai che venivo con somiglio a Rodrigo, come c'è questa somiglianza, cioè, ma ecco una domanda che voglio fare, quando avete visto che io ho recitato molto bene questa parte, onestamente. Ma De Niro secondo me è un bravo attore, sinceramente, 120 film della sua vita tutti recitati nello stesso modo, l'hai visto? Stai parlando con me, e questo è quello che volevi tu, visto un film l'altro giorno, c'era lui e Joe Pesci tra l'altro è più bravo, e lo guardavo e dice, io ti ammazzo, e lui, stai parlando con me. Cambia un po', no? Sempre meglio, bene, perché capito? Ho fatto una tournée, sono tournée proprio, ho visto un film con Mary Streep, che c'era Mary Streep che è molto brava, Mary Streep fa una attrice straordinaria, c'è un film anche con Dino innamorarsi, c'è il momento bello del film, il momento utopico proprio quando lei dice a lui che io ti amo, è vero, stai guardando, sei anche bravo però, è venuto anche in Italia una volta, ti ricordate, ha fatto una pubblicità, lanciamo una monetina in aria, lui non parlava, il regista non parlava, cioè non è che non parla, il regista che ha creato, vuoi dire qualcosa? Sì, ma carino, ragazzi. Signore, per fare l'attore bisogna recitare Shakespeare, modestamente solo pochi attori possono fare. Essere o non essere, che sia più degno per l'animo, straordinario, di un'oltraggiosa fortuna o affrontare attraverso, superare. Io ho sempre pensato, ma se De Niro, cioè, nella vita va fatto anche lui qualche audizione, no? Nicchia, che aveva fatto un pochino di De Niro, l'ha fatto anche lui, giovane, aveva detto di recitare Shakespeare. L'ha fatto anche lui, certo che l'ha fatto, secondo me l'ha fatto lui. Vedete, via questo, è morto, questo è morto. Rovino di De Niro. Shakespeare, metto prima scenario. Mi immagino. Ma tu canta di Teo di avanti il prossimo, chi è? Il testo è importante, soprattutto in Shakespeare non si può cambiare il testo, però se è un attore il metro Stanislavski può cambiare.
Essere o non essere, questo è quello che volevi? Che sia più degno per l'arte non soffrire gli strali danti di questa fottuta e coraggiosa fortuna o affrontandola con essa a superare la partita. Morire, dormire e sognare, questo è il problema. Allora sai che ti dico? Grazie, vi ringrazio. Io volevo sapere quando era fa culo qua. E ci sono riuscito. Fine del primo tempo. No. 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 C'è la pancia. C'è il volume. Non ho bisogno. Do. Io sono anche un musicista. Farei concludere, non è il caso di concludere, perché dopo ci saranno momenti tristi, ci sarà Nico, e quindi è giusto che faccia vedere qualcosa con la pagina. Abbiamo scherzato. Ah, non so. Casualmente. The Magician. E muovo una carta solamente che mette in evidenza, poi Ricky, per favore, indica una persona del pubblico, chi vuoi? Anche uno che ti è antipatico. Nico, no, Nico no, perché la gente potrebbe pensare che siamo d'accordo, come ci conosciamo da anni. La sua sorella. Signora, pensi intensamente ad una carta, quella che vuole estraggo una carta dal mazzo, una solamente, perché questo è l'esperimento finale col quale dimostrerò che tutto quello che ho fatto prima chiaramente è il risultato di un semplice e simpatico scherzare, ma dietro c'è una preparazione straordinaria. Questa è una carta che metto in evidenza, sono 52 le carte. There is one card out of the deck. Gli americani proprio parlano, è una cosa diversa. The scar will be as blue as the card that you are thinking. Gli americani lo fanno con i palloncini, sai che fanno la forma con i palloncini. Si chiamano balloon sculpturing. In Italia si chiama strossa balloon. C'è una cosa differente. This card will be exactly the card you are thinking in this moment, exactly, Mr. Mrs. Which is your English? Come si chiama? Bianco. No, il signore di Bianco. Ragazzi, ditemelo subito. Ho capito che ci ho fatto serata. Bianco. Ventrilo, può parlare uno. Devo sapere la sorella di cui si chiama. Amalia, right now you will start to think any card. Do you understand? Ok, qualcuno faccia dei complimenti. Grazie. Pensa a quella carta, quella che vuoi, questa carta può prendere una carta che è in evidenza rispetto a 52, le carte sono 52, non è che uno in una carta, tutto ciò che è preparato da Silva, per estensione. Buonasera. Sì, ma quando parla, cioè, ha quella tecnica tipica degli attori, ma hai notato che l'attore non parla, cioè, questa sera mi sembra una cosa estraordinaria. Ha il palladio di Londra e capisci solo la frase finale. Se sì, ma che così va bene, l'altro giorno non ascoltavo. Sai, era una cosa molto importante, quando noi pensiamo al teatro, all'Olimpia Parigi, e ti rimane sulla tua frase. Si va da casa sua per sentire qualche consiglio, mi fa, sai, era in fondo lo Zeni che usiamo varietà, e in verità a fondo le dici, devo andare in bagno. No, per capire. Amalia, don't forget your card, and I would like to say it, think hardly, you're stiletted in a thought. La carta che pensate. Now, quando te lo dirò, al 3 devi dire apertamente di fronte a tutti quale carta hai pensato. This card will be exactly the card. Sei pronta? Quando dirò 3, number, hai pensata? Sì. Cambiala, quella è troppo facile. Guarda che sono scemo forte.
La gente dice, come fai a essere così scemo? Mi alleno 25 ore al giorno. Come faccio? Mi alzo un'ora prima. Fatto tanti lavori con la vita. Una volta lavoravo in biblioteca, venivano tanti ragazzi, tante persone a chiedermi libri sul suicidio, ma non li davo perché me li portavano indietro. Non può durare un gioco così. Non bevete, ma non mangiate mai la neve gialla. Questo è il consiglio che dà la mamma di scrivere. Sarebbe capitato di c'è un testo per vedere il pubblico qualche livello. C'è il comandante della nave che chiamano tutto il suo equipaggio, sopra dice, dammi due notizie, una bella e una brutta. Volete quella bella e quella brutta? E dice, quella bella, abbiamo vinto 11 Oscar. Nave Titanic. Un pubblico sveglio, se questo è un pesadino. Amalia, sei pronta? Vuoi essere gentile, dire apertamente ad alta voce, in modo tale che tutti possano sentire, quale carta hai pensato? L'ultimo esperimento al 3. 1, 2, 3. 2 di cuori. 2 di cuori, esatto, grazie.